Come dice? Come dice? Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro al cuore, non so, la vita finirà. La notte si accontenta dall'amore. È quell'altra che sono fa... molto emozionato. No, no, lui va bene. Quando vedo questa telecamera mi scordo tutte le parole che cazzo fa. Ma è cosa che capita, è capitato a Sanremo. Facciamo un po' di Albano. Ma facciamo quelle che vuole. Quando il sole tornerà e nella sole io verrò da te. Amore, amore, il cavaliere sfonda me ogni anno. E la notte non va bene. Allora noi a Palma abbiamo un carnevale che è bellissimo. Ovviamente per non rompere l'atmosfera non potevamo scegliere una qualche cosa che equivaleva al nostro carnevale. Forse sono andato un poco troppo, anzi senza il posto, gli organizzatori sono andati oltre, quindi non al bello del carnevale ma alla bellissima della presentatrice. Grazie, grazie a tutti, sono felice di essere qui non solo a Palma Campania ma sono felice di appartenere alla mia Costa d'Amalfi, questa bellezza immensa che mi porto dentro e cerco di portare poi ovunque io vada. Sta qui come presentatrice solo, no? Io sono una presentatrice, arrivo a Palma Campania per condurre questa meravigliosa kermesse, ma nella vita faccio la giornalista e mi occupo di uno dei settori più belli che poi è l'enogastronomia. E quanto devo alla Costa d'Amalfi per l'enogastronomia? Parliamo di una zona che ha da offrire tantissimi prodotti, parliamo del vino tintore, parliamo di quest'uva che è ricca di antociani, una forza grandissima, quella che cerco di portare anch'io sul palco, cercando di portare al pubblico tutta la mia passione, tutto l'amore che sicuramente è made in Costa d'Amalfi. Di qualche fuga. Possiamo dire a tutti i nostri, tutti quelli che ci seguono, a tutti i nostri telespettatori che ai dolci, specialmente a carnevale, non si deve dire di no. Quindi no, no. Vogliamo essere dolci, felici e salutarvi da Palma Campania. Io dicevo che mi preoccupavo solamente che il dolce mi poteva procurare qualche fuga all'improvviso. Per il mio mestiere, sai com'è, come diceva Doisi, io mi faccio delle risate scompisciate, ma molto spesso devo togliere lo scompo. Allora vi salutiamo. Grazie, da Palma Campania, mandiamo un bacio a tutti quelli che ci seguono dalla Costa d'Amalfi e specialmente tutti coloro che vivono a Tramonti. Ci rivediamo a Tramonti e noi intanto vi aspettiamo a Palma Campania. Benissimo, grazie. Grazie. Ciao. Ma lei suona qualche strumento? Nessun strumento più. Semmai ho fischiato. Fai il fischietto. Facciamolo sentire. Vediamo. Assegnata Osi. Grazie davvero. Erano 2 anni che non vedevamo questo spettacolo, perché lo spettacolo siete voi che ogni volta ci date quella forza per fare questo, che è una festa popolare, che è una festa di comunità, che è una festa che unisce tutta la città intorno a un grandissimo progetto, ma soprattutto a una grandissima tradizione. Un applauso te lo facciamo all'inizio, così evitiamo tutto il resto, perché sei incantevole. E questi, il vestito, lo possiamo dire che il vestito che indossa questa bellissima donna l'ha realizzato una palmese, Antise. Fatele un grande applauso e fate un grande applauso a tutti quegli artigiani, a tutti coloro che fanno questo bellissimo lavoro, perché tutto quello che vedrete su questo palco è martedì all'interno dei cerchi e che dura tutto un anno, è la fatica di tantissimi artisti che quotidianamente fanno sì che questo sia un posto magico e che questo sia uno dei carnevali riconosciuti dei 30 più antichi d'Italia. Grazie infinite, grazie davvero, viva il carnevale di Palma Campania e viva Palma Campania, grazie! Bella, energica, raggiante, simpatica, direttamente da Sanremo, la diciamo? Chiara Francini! Eccola che arriva! Chiara, benvenuta! Grazie, buonasera!
benvenuta a Palma Campania. Grazie mille, ecco, mi volete bene anche se sembro una gnoma, ma accanto a lei. Come state? Siete contenti? E allora fatemelo sentire, palmesi! Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te. Non è tempo più, un'altra volta. Assunta, Angela. Angela, anzi, questo gruppo ha due angeli. E poi quello che ha detto la presentatrice, difficilmente possiamo trovare un pesce chiaro. Il mio nome è particolare, infatti di solito io dico solo il nome. Ma fai bene. Il cognome, per non farmi pigliare pure in giro. No, quando mai, anzi. Chiara pesce. Benissimo. Sono contenta di esserlo. Benissimo, e allora complimenti. Dite signora. E ha gerito già. Ah, va bene, allora. Ho messo una novità, ma diciamo che novità non è, perché fa parte del lavoro del centro, uno dei tanti progetti, è uno dei tanti modi per passare delle serate diverse, perché centro sociale all'Argento vuol dire semplicemente una mano, una collaborazione, un aiuto o se vogliamo una compagnia agli anziani. Professore, voi conoscete bene l'iter del Centro Anni d'Argento, ne fate parte, avete strutturato gli spettacoli, ci seguite, io spero che si possa fare un percorso sempre, diciamo, che guardi al benessere delle persone. È un piccolo progetto che abbiamo voluto fare, in realtà abbiamo solo intensificato il lavoro delle tante brave sarte che sono iscritte al Centro Anni d'Argento. Un po' di aiuto l'abbiamo avuto con il disegno dello stilista Rastelli e tramite Olga Vicinanza abbiamo avuto lo schizzo. E poi sa bene che Linda di Atelier Antise ci ha dato una mano. È un progetto bellissimo, rappresenta l'albero della vita che è praticamente il simbolo del vostro Centro Anni d'Argento. Diciamo che la speranza è, siamo partiti con una piccola cosa, però per l'anno prossimo vorremmo fare di più. Certo. Quindi anche con il vostro aiuto, io vi chiedo veramente un aiuto, mi sono ripetuta, per un progetto con più abiti, così da poter presentare al Carnevale. Senza però dubbio. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, quindi io spero che voi siete dei nostri, certo, come tutti quanti. Naturalmente Chiara vieni, naturalmente Chiara la presidente io. Del centro che gira di Chiara, che ci aiuta sempre a coordinare, le signore sono state bravissime e lo spirito della signora Carolina nell'indossare un vestito meraviglioso. Benissimo, io mi avvicino allo spirito, ecco, lei è oltre al vestito, quindi in sintonia col vestito. Sì. Come si sente in questo abito? Benissimo. Poi gli anni d'argento sono ancora più argento, più vivo. Mettono argento vivo in testa e anche nel cuore, nel corpo, quindi non è che noi siamo anziani. Chi dice che siamo anziani? Manco mai. A proposito di anziani. Come ti senti, Gianni? Noi abbiamo gli anni che dimostriamo, non quelli che si dice. E hanno collaborato a questa magnifica festa. Non solo, ma a questa introduzione nella festa, a questo primo passaggio dell'inclusione del carnevale, la signora Peluso Maria, Anna, Teresa, Cosenza Stella. Oh, levamoci questa maschera. Antonella, un bagno di folla, ovviamente, ed è un ottimo spettacolo per quelli che hanno sentito e non avevano ancora visto. Meravigliati per quando possono vedere lungo l'estate di Palma, ma questo è semplicemente una delle tre giornate di Palma, diciamo che ne seguiranno ancora altre due, il pasto del lunedì domani e poi il Vangelo del Carnevale, il Vangelo che leggeranno le guadiglie martedì. Sì, è una giornata bellissima per noi palmesi perché finalmente si riparte dopo 2 anni di Covid. Il giorno della messa in scena è qualcosa di spettacolare che piace soprattutto a chi viene da fuori e chi viene a vedere il nostro carnevale per la prima volta. Naturalmente, come dicevamo prima, abbiamo altre due giornate importantissime. La sera del passo, che è una serata un po' più locale, ma è una serata goliardica dove la quadriglia si lascia andare alla festa di comunità, quella festa popolare reale che è il Carnevale di Palma, e poi
il martedì dei canzonieri e lì vedremo, insomma, le vedremo delle belle, perché come sappiamo c'è una gara in corso e solo la quadriglia che riuscirà a vincere il palio potrà trionfare rispetto a tutte le altre. Ecco perché questo carnevale racchiude veramente tutto. Diciamo che è una grossa gara tra nove quadriglie, nove navi che navigano nel mondo dell'entusiasmo, del colore e del calore. Nove quadriglie che naturalmente vanno a conquistare un palio, però francamente è per la classifica, ma il primo posto spetta a tutti quanti. Il primo posto spetta a tutta la città che ha lavorato in questi anni, anche quando c'è stata la pandemia, per provare a trovare e a risolvere e ad andare oltre l'ostacolo. Ecco, oggi è una giornata particolare, la dedichiamo a tutti coloro, perché forse per i palmesi oggi è veramente finito il Covid. È una delle prime quadriglie, sono nove sirene che sfilano per Palma, occupano tutte le strade trasformandole in palcoscenico. È una delle prime quadriglie a salire sul palco per la messa in scena. E la quadriglia con il presidente Ciro Nunziata, e il tema è "Questa è Palma". A me piace tanto parlare di quelli che si impegnano, mi piace ancora di più parlare degli invisibili, cioè cose che in effetti vengono poco citate, ma sono quelli che lavorano molto, lavorano di più, sono quelli che dietro le quinte danno più degli altri, però diciamo è un lavoro che è più entusiasmante che faticoso. Meno male che l'ha riconosciuto, professore. A me non piace la ribalta, perché la ribalta secondo me è di chi vuole solo apparire. Il carnevale è fare, tanto impegno, tanta energia che si profonde per questa festa. È normale che l'errore è sempre dietro l'angolo ed è facile commetterlo. Noi cerchiamo di metterci sempre tutto quello che abbiamo, cioè se oggi potessimo misurare quello che è il nostro livello di energia, le posso dire che siamo veramente agli sgoccioli, perché l'abbiamo consumata tutta e l'abbiamo tutta quanta profusa in questa festa che amiamo, ameremo per sempre, anche se purtroppo è diventata davvero molto molto complessa da gestire, perché le nove quadriglie sono sempre più esigenti ed è anche giusto perché che sia così, perché loro offrono uno spettacolo bellissimo. Ecco, noi siamo quelli da dietro le quinte, siamo gli operai, come dice lei, e ci fa piacere questo ruolo, perché è il ruolo che forse permette che questa festa ogni anno possa essere riproposta al paese e a tutti quelli che ci guardano. Bene, se la fiamma arde, brucia ed è visibile, segno che l'olio nella lampada è abbastanza. E voi di olio ce n'avete messo, e è bastata la riconoscenza dell'applauso delle persone che, sempre più numerose in questo periodo, viene a Palma, resta meravigliato ogni volta di più, e poco conosce il sacrificio, il sudore, i pensieri, le preoccupazioni, e a volte diciamo qualche gomitata bisogna pure assorbire, ma comunque la famiglia è numerosa, adesso è cresciuta, e ben che sia così. Complimenti a voi. Grazie, grazie a tutti. Io confermo pienamente quello che ha detto il vicepresidente della fondazione, e soprattutto mando un saluto a tutti i giovani che si impegnano nel carnevale, sia nella fondazione sia nei comitati. Un saluto a tutti e buon carnevale, grazie. Portavoce, nonché consigliere particolare del sindaco Nello Donnarumma, mi accodo a tutto quello che ha detto poc'anzi. Veramente dopo due anni di pandemia, di fermo, Palma Campania è rinata per la passione, l'innovazione, la cultura, la tradizione, il carnevale palmese con le quadriglie, i colori, i costumi e tutto ciò che ruota intorno al carnevale, perché logicamente c'è un indotto, c'è un'organizzazione, un sistema logistico, organizzativo, tecnico e operativo, una macchina che coinvolge comune, fondazione e tante altre personalità, tanti altri operatori, però la passione è più forte, diciamo, il palmese doc sente il carnevale nel sangue, quindi è qualche cosa di fortissimo, dice, veramente di senza precedenti. Noi e il carnevale siamo una cosa sola. Sì, è un perfetto connubio fra il carnevale e la tradizione.
ed è la tradizione che si tramanda, diciamo, da generazione in generazione. Basti pensare che i primi quadrigli, diciamo, di carnevale risalgono al 1915-1900 circa, e si sono succedute vari maestri, varie situazioni. Anche io da ragazzo non nascondo che sono stato nella quadriglia, nel gruppo storico degli studenti, e veramente mi sono divertito all'epoca e mi diverto anche adesso. Adesso siamo in banchina, osserviamo e se possiamo suggeriamo. Cerchiamo dei consigli e delle utili raccomandazioni per migliorarci, soprattutto nel tempo, perché logicamente il Carnevale Palmese si è migliorato negli anni per effetto anche della fondazione, un'organizzazione, diciamo, accanto al comune, che cerca di gestire al meglio tutto il periodo carnevalesco, che inizia dal 17 febbraio dopo Sant'Antuono e finisce, diciamo, il 21 di febbraio, diciamo, con il carnevale. Che è una bella storia che dobbiamo raccontarla, certo, al momento opportuno, e certo, ci piace semplicemente vedere come tanta gente oggi è accorsa a Palma. Ed è in tutte le parti diciamo, della regione, anche fuori regione, sono affluiti, perché logicamente c'è stato un attrattivo anche da un punto di vista dei media, dei social, dei network e di tutto ciò che è la rete, diciamo, di internet. Grazie. Pubblicità. Grazie Antonello. Signora Floriana Nappi, giornalista, nonché presidente dell'ente carnevale, un lavoro non indifferente, un ruolo anche se entusiasmante ma faticoso, con tanta di responsabilità. Nel passato si è sempre distinta nello scegliere persone vicino al carnevale che sapevano dare qualche cosa in più per migliorarlo. Oggi, per una ragione che non diciamo, è costretta a stare un pochettino ai margini, però diciamo che francamente chi è in alto e guarda sa benissimo che è un lavoro che entusiasma, è un lavoro che dà forza, è un lavoro che spinge ad andare avanti, specialmente chi ha sempre lavorato per il bene di Palma, per una tradizione che riesce sempre ad essere più bella e che non deve mai morire. Sì, il Carnevale è un patrimonio materiale e immateriale, e la sua storia la deve proprio a coloro che con passione negli anni hanno profuso tutte le loro energie, la loro vitalità. E la parte storica, come quella dei maestri storici, dei personaggi, delle quadriglie storiche, non può mancare, perché la linfa vitale. Unita a questa c'è necessità di profondere energia nei giovani, che possano in qualche modo comprendere il valore enorme di questa festa, viverlo e promuoverlo nel modo giusto, con la gioia, la vitalità, ma anche con la cultura soprattutto. La sua testimonianza di oggi ci avvale, ci dà forza e coraggio per dire che domani è un altro giorno. È proprio così, domani è un altro giorno, speriamo sia migliore per tutti. Il dottore Salvatore Addeo. Salve, buonasera. A livello, il tema? Sì, a livello quest'anno propone un tema sul volo, praticamente dopo due anni fermi al suolo mettiamo tutto in volo, praticamente cioè, diciamo, la seconda parte del titolo del tema non è altro che a livello mette i shell, praticamente. Quindi vola. Vola. Quindi abbiamo fatto tutto quello che c'è sul volo, quindi oltre che gli animali, quindi gli uccelli, abbiamo anche un po' di mitologia, il Pegaso praticamente, Dedalo, Icaro, e poi abbiamo naturalmente gli aquiloni, abbiamo il parapendio, le gongolfiere, tutto ciò che praticamente caratterizza il cielo e tutto quello che vola praticamente. E togliamoci anche la maschera in modo tale. Ah sì, perfetto, perfetto. Anche perché poi il dottore consiglia sempre di mettere la mascherina, di portare la mascherina, ma manca, sì, va a farla apposta a carnevale. In effetti una cosa brevissima, in un bar qui si entra solo in maschera e io praticamente sono entrato con questa maschera e loro volevano che mettesse l'altra maschera, la mascherina che abbiamo messo per tanti anni. Comunque il gruppo molto affiatato è ritornato naturalmente con grosse ambizioni, perché il nostro maestro è un vecchio maestro che ritorna
e i ragazzi sono molto molto laboriosi, sono stati laboriosi a realizzare questo Quanti tema. Quanti sono come gruppo? Siamo i soliti 200, perché poi non più di tanto possono essere, quindi... La capienza è limitata. È limitata. Grazie dottore. Prego. Grazie. Come dicevo, è a livella, sognare di volare è forse il sogno più comune al mondo, diffusissimo presso ogni popolo. Dopo 2 anni di chiusure e privazioni, a livella propone di abbandonare le miserie terrene e volgere lo sguardo al cielo. Di Palma, parliamo semplicemente adesso di un ritorno nel tuo ruolo, e che certamente è molto diverso da quello che hai avuto come comandante della quadriglia scolastica. Rappresentiamo adesso... Allora, oltre alla scolastica io ho fatto anche un'altra quadriglia giusto 20 anni fa, del circolo Giovanni XXIII. Dopo 20 anni mi sono riproposto come maestro, l'associazione insomma ha proposto. Noi adesso quest'anno, dopo 2 anni di fermo, l'associazione a livello prende il volo, quindi praticamente tutto quello che concerne il volo, tra uccelli, mitologia, mongolfiere, farfalle, tutto. Questo insomma è il nostro tema di quest'anno. Va bene, complimenti. Grazie. Auguri per la prestazione. Grazie. E le esibizioni. Grazie. Abbandonato, mi ha fatto fuori Merlindia, lei fa la Merlindia. Lui faceva fuori Merlindia e io facevo la Merlindia. Ho perso il compagno come il gabbiano, che lui piace è scunnacchiatissimo. Presto ero scunnacchiatissimo. E non mi sono vestito nemmeno io. È perché mia moglie tenevo la gonnellina rosa e mia moglie ha detto: dove vai con questo vestito? Me l'ha buttato e sono rimasto senza vestito, e vedete come mi hanno combinato. Senza merlo pure? Senza merla e senza niente, ha già perso unire con tutto il fruncino. Madonna mia, come si fa ora? Mo devo trovare un altro uccellino per l'anno prossimo, perché l'anno prossimo dobbiamo fare la merla incappucciata. Quindi è una cosa più bella. Certo. Dobbiamo preparare il nido. Il nido è tutto d'amore, un nido d'amore dobbiamo fare. Un nido d'amore. Come dire, siamo in licenza premio. Grazie per la licenza premio che penso di meritare dopo quasi 40 anni di onorata carriera. Chiaramente il tempo passa per tutti, adesso ci sono i miei figli e mi fa piacere vederli divertirsi in mezzo a tutti questi ragazzi meravigliosi, e chiaramente quest'anno ho fatto passo. Forse martedì ci sarà una cacciata, probabilmente ci sarà qualcosa. Una cacciata come quella là che abitualmente si fa come costume, oppure una improvvisata o un rientro? No, un'improvvisata con un amico di cui non posso svelare il nome. Molto probabilmente ci sarà, ci stiamo organizzando negli ultimi dettagli. Dottore, come vanno i problemi fuori dal carnevale, i problemi di salute? La salute penso che sia al primo posto di tutti quanti. Chiaramente la pandemia ha bloccato un po' tutto, e anche i cosiddetti controlli che la gente doveva fare. Siamo in ripresa, ma ci vorranno un paio d'anni per rimetterci in carreggiata. Sembra un papo in persona. No, io rappresento un po' un vestito del Napoli Pop, della Napoli Pop. Napoli Pop. San Gennaro, c'è tutto l'oro di San Gennaro, c'è il Vesuvio con la lava che erutta peperoncini. Ah, si sentiva il rutto però. Erutta. Ah, erutta? Pensavo che San Gennaro avesse... No, non rutta. Meglio che se sta qui a San Gennaro e il Vesuvio. Gli studenti si inventano tutto. E il sangue dove sta San Gennaro? Il sangue viene appresso, c'è un'altra struttura, un altro vestito struttura. Col sangue di San Gennaro? Sì, col non sangue. Non è che facciamo sangue in altro? No. È un altro sangue. Però. Funziona, fa miracoli. È la quadriglia degli studenti. Presidente Mario Rega, il tema non è vero ma ci credo. Maestra Angela Rita Carbone. Il gruppo storico Quadriglia degli Studenti presenta Non è vero ma ci credo, un tema che vuole essere un viaggio attraverso la superstizione, la fortuna, la sfortuna, la scaramanzia, le credenze popolari, i retaggi dell'antico ma ancora presente oggi. Non è vero ma ci credo è una frase con una propria logica
e anche se magari non funziona, evitarla non costa niente, quindi è meglio mettersi al sicuro. Classici esempi come rompere uno specchio, passare sotto una scala, rovesciare sale e olio, vedere un gatto nero che attraversa la strada, trovare un uomo con la gobba o una coccinella sulla pelle. Dottoressa Elvira Francese, assessore alla cultura, diciamo che oggi Palma veste i suoi veri abiti, spettacolarità, colori, lavoro, fantasia, c'è un po' di tutto, racchiuso in una manifestazione che ha oltre 100 anni e che va avanti, semplicemente perché è guidata, portata per mano da persone che l'hanno vissuta, da persone che la vivono e che la possono ancora guidare, insegnare. Ebbene sì, il nostro carnevale è un carnevale secolare ed è grazie alla passione che hanno i cittadini palmesi che riescono a portare avanti tutto questo da generazione in generazione. Quindi spettacolarità, musica, folklore, tutto rappresentato in questi giorni, e noi invitiamo veramente a venirci a trovare perché c'è un'area di gioia, un'area di allegria. Tra l'altro, dopo due stop per la pandemia, è un momento veramente di gioia immensa e tutti quanti noi lo stiamo vivendo ancora di più rispetto a quelle che sono state le edizioni precedenti, perché il carnevale è vita. Studenti, squadriglia studenti, presidente Mario Rega, US Palmese, presidente Mario Rega, si vince da una parte, si vince dall'altra, comunque l'entusiasmo non manca mai, basta esserci e guidare. Ma certo, l'importante è, per quanto riguarda la quadriglia, l'importante è divertirci innanzitutto, divertirci tutto il gruppo e fare divertire la gente di Palma Campania, perché un carnevale è storico e non è che lo dico io, e quindi l'importante è divertirci la prima cosa. Per quanto riguarda l'altro aspetto, la palmese, che mi trovo a fare il presidente per l'ennesima volta dopo tanti anni, stiamo facendo un buon campionato, l'importante e l'obiettivo era quello di salvarci, ci troviamo al terzo posto, quando prima possibile cercheremo di salvarci e poi vediamo un attimo se possiamo fare oltre la salvezza. Dottoressa, presidente del Consiglio di Amministrazione di Palma Campania, vedo che state godendo questa serata come se fosse una qualche cosa in cui ci credevate, avevate fiducia e che avete profuso tante energie senza risparmiare. Intanto buonasera a tutti. Sì, fortunatamente dopo due anni di pausa forzata ritorna il nostro meraviglioso carnevale. Come amministrazione siamo soddisfatti e i complimenti tutti vanno alle quadriglie perché sono le protagoniste del nostro meraviglioso e unico carnevale. Hanno lavorato tanto, lavorano tutti i giorni e da una settimana a questa parte ci stanno regalando delle emozioni uniche, a partire dalla sfilata di domenica dove abbiamo potuto assistere alle loro meraviglie, quindi ai vestiti che sono delle vere e proprie opere d'arte, ad oggi lo spettacolo che stanno regalando sul palco, esibizioni uniche che vedono la partecipazione della quadriglia, di tutti i componenti della quadriglia. E poi martedì assisteremo a quello che è il vero nostro carnevale, ovvero l'esibizione dei maestri, della musica che coinvolge grandi e piccini. E niente, è un carnevale storico, è un carnevale che però guarda sempre in avanti, con tante novità che portiamo e mettiamo in campo anno dopo anno. Sempre più forte. È vero, è una kermesse importante, tipica, perché è un carnevale peculiare, quello di Palma Campania, con le quadriglie, quindi le tradizioni che guardano al futuro. È importante che i giovani possano trarre da questi esempi i valori per il futuro. Ritardo, eccole qua, con il presidente Gaetano Nunziata e il maestro Gennaro Ferrara. Tema della quadriglia è il diavolo veste Palma.
Se l'inferno, come abbiamo visto, è sui tacchi a spillo, il tema prescelto è ispirato alla moda e alle sue infinite sfumature. Che cos'è la moda? Beh, la moda è un'espressione artistica o un'espressione creativa? È un interrogativo che possiamo anche rispondere, ma ce ne guardiamo bene. Ognuno di noi rimane affascinato da questo universo, dalle passerelle agli abiti che ammiriamo sulle copertine dei settimanali più famosi. Alcune le abbiamo viste addirittura da vicino. Abbiamo ammirato, sì, ma non solamente gli abiti. Berlino, Londra, Parigi, Milano, New York, le città più belle del fashion, protagoniste indiscusse. L'idea della quadriglia è quella di portare nelle strade di Palma Campania un laboratorio artigianale che parla una lingua universale, che parla e racconta le storie della moda, hobby tanto antico, oggi divenuto fenomeno mondiale. Speciale perché abbiamo festeggiato i 25 anni della Gran Gala degli Amici di Pozzo Romolo. 25 anni? Sì, e rappresenta un po' la storia della nostra associazione del Carnevale Palmese. Un bocca al lupo a tutte le quadriglie, anche a noi. Quest'anno che cosa rappresentiamo? Il Gran Gala, sono i 25 anni che abbiamo compiuti della storia della nostra associazione e rappresentiamo il Gran Gala. Con la storia. La storia della nostra quadriglia. Benissimo, complimenti. Grazie, professor. Oh, buonasera. Quanti bambini? Sono quattro i miei bambini. È un palco. Allora c'è Arlecchino, Pulcinella, Pantalone e Colombina. E poi c'è la maschera qui grottesca. Tutto in un colpo. Cosa? Tutto in un colpo. Sì, tutti quanti insieme. Questo è Pozzo Romolo? Sì, siamo Pozzo Romolo. E lei è? Io sono la magia del carnevale, rappresentiamo il Gran Galà, festeggiamo il nostro 25esimo compleanno. Auguri. Grazie. Complimenti. Non dico altri 25, ma altri 50. Lo speriamo. C'è un po' di fumo. Lei è la moglie di Berlusconi? Sì. Lui? Non ho... Come si chiama? La moglie di Berlusconi. Ma Maria, non lo so come. Ma perché ci interessa a noi? Non c'ho voce, non ce la faccio a parlare. Non ce la fa a parlare? Può cantare? No. Come ci chiamiamo? Questo chi è? Berlusconi. Ah, ma è a metà busto? È a metà busto? È a metà busto, è a metà, sta tutto intero o è così? Intero. Così è? Ma stai in piedi o seduto? Io sto seduto. Ah, stai seduto? Sì. E in piedi com'è? Non mi voglio alzare. Signora, è suo marito? Sono il suo compagno. Benissimo. Buona compagnia. Complimenti. Complimenti. La quadriglia. Tegla nu. Vai, vai. Ma questo non sono amici. Amici di Pozzo. Beh, non ti sbagliare. Amici di Pozzo Romolo. Teclanum l'anno scorso. Amici di Pozzo Romolo. Sei rimasto con la quadriglia Teclanum, ma adesso l'avete raccolto per la strada. No, sì. No, lui è sempre stato fedele alla nostra quadriglia. No, lui ha detto che apparteneva a Teclanum. Una volta. Con il cuore è sempre stato con noi. Con loro. Con loro. Con il cuore. Con loro o con l'argento? Con la quadriglia. Con loro o con l'argento? Con la quadriglia. Romolo con presidente Vincenzo Sorrentino. Gran Galà di Pozzo Romolo è il tema. In occasione dei suoi 25 anni, la quadriglia degli Amici di Pozzo Romolo dà vita ad una serata di gala in onore dell'amicizia e la passione per il carnevale. Maestro, come sempre, Cassese Luca. Presidente del gruppo. Presidente. Che bello, dopo 3 anni siamo di nuovo in piazza qui a manifestare questa bellissima
kermesse del carnevale, quindi oggi è la messa in scena, come sapete siamo già esibiti domenica con i vestiti, quest'anno c'è un livello altissimo. Quanti anni sono? Noi siamo, il primo anno è l'87, quindi siamo un gruppo storico e manteniamo ancora alta l'asticella per quanto riguarda la nostra presenza. È la vecchiaia che ci dà forza. Infatti siamo un poco tutti, però abbiamo una gioventù, abbiamo un gruppo giovani che abbiamo seminato, quindi... abbiamo seminato bene, grazie a loro siamo ancora così in alto e speriamo bene sempre. Il tema di quest'anno? Noi rappresentiamo l'America, precisamente New York, con i vari punti di questa città favolosa. E niente, costumi meravigliosi. Abbiamo questa dote di fare sempre questi costumi fatti bene, curati, particolari. Ci mettiamo molto impegno. Essendo un gruppo storico bisogna mantenere una linea di condotta. Certo, certo. Certo, non possiamo scendere, bisogna sempre salire. Certo. Come sempre, una meraviglia e una sorpresa. Non c'è voce. Però... Umidità del mare. Umidità del mare. Gente, sempre presidente. Io... Troppo buono. No, per carità. La carica non ce l'ho più, sono dimissionario. Quindi... Questo che vuol dire? Quando uno ha operato bene, ha lasciato una traccia, la traccia nessuno può cancellare. Tu sei troppo buono, quindi ti ringrazio per il complimento. Abbiamo visto la Statua della Libertà. Vabbè, quella è tutta la quadriglia dei Gaudenti, è un poco tutta la famiglia. Quindi tutta la famiglia che si traveste carnevale, oramai è un'abitudine, una consuetudine da 37 anni a questa parte. Insomma, i Gaudenti oramai hanno... Sempre in prima fila. Quindi presidente del calcio, di una squadra di calcio, presidente del carnevale, della fondazione, presidente stasera vestito proprio in un modo eccezionale. St. Patrick, la cattedrale gotica di Manhattan. Mamma mia, questa è... St. Patrick. Sigla. Però quindi, è spettacolare. Noi i costumi sono spettacolari. Queste sono bande musicanti che ascoltano lo so. La stessa partitura, tengono la stessa partitura, si accompagnano un po' i tempi, un po' i tempi alla processione. Come sono tempi, sempre la stessa musica. Un po' come i tempi di attesa. Uno che sente, sa chi sente con l'orecchio, chi con un'altra. Chi la suona? Chi non c'è due. Certo che voi avete l'apparecchio. No, grazie a Dio. L'elicottero sì. Ah, ecco, benissimo. Sta ballando? Ballavo. Eh? Sì, prima. Come mai? Mi piace. È un ballerino? No. E come mai? Ci lascia trascinare dalla musica? Sì, mi piace molto. E dove viene lei? La Fragola. È un canestro o un... No, uno stadio, il Madison Square Garden, uno degli stadi più prestigiosi di New York. Non c'è cosa più bella del carnevale palmese, anche se non sono di Palma Campania, è bellissimo vedere... Non essere di Palma non significa notare o ammirare... Molto bello, vengo apposta. Bevo. Lui beve, ad esempio. Lui beve? Sì. Va bene. È ubriaco, però è felice. È una grandissima festa, Palma Campania, veramente spettacolare, non offendendo altre città, va bene? Ma possiamo anche offendere. No, non si offende. No, sta qua a Palma. È la prima volta che vengo a Palma Campania. Da dove? Da Napoli. Napoli città? Esatto. Penso. Ponticello. Ha trovato il carnevale come il Napoli o il Napoli come il carnevale? No, il Napoli come il carnevale, dai. Napoli come il carnevale. Quindi ha visto anche tra questi carnevali qua un Osimhen particolare? No. Nessuno? Ce n'è uno solo e ce l'abbiamo a Napoli. Meno male che vi siete dimenticati Maradona, perché ognuno ce l'ha alla testa, nella testa. Ma quello resta nel cuore. Certamente. Però guardiamo avanti. Resterà per sempre nel cuore. Guardiamo avanti. Come napoletano. Mm? Come napoletano. Esatto. Benissimo. Ha mai cantato? Suonato? No, non sono un cantante. Ogni tanto accenno qualche cosa. Cioè? Però non lo so. Com'è? Perdere l'amore. Cioè? Non ricordo. No, perdere l'amore
maledetta sera. Poi come facevamo? Non fa niente, poi la trovavo lui. Quando tra i capelli un po' d'argento li scolora, rischi di impazzire, puoi fermarsi il cuore, perdere una donna e avere moglie di morire. Poi, cioè, ha paura di perdere la compagna oppure sta cantando? No, no, paura di perdere anche la compagna. Allora, perdere l'amore. Con... perdere l'amore. Oddio, ha sentito signorina? Detto che ha paura di perdere lei, perché perdendo lei... Certo, io sono una rosa, una rosa senza spine, che non ha mai fine. Senta, la rosa è un fiore delicatissimo. E bisogna... non solo, bisogna saperla prendere, se no con le spine che ha, te pugni. Bisogna saperla annaffiare. No, non solo, prenderla, con le spine, se non la sai prendere, te pugni. Rischi di farsi male. Rischi di farti male, sì. Certo. Senti spina, ma mai nessuna slavigliata. L'ex assessore delegato al Carnevale è uno dei primi che ha inventato il villaggio delle quadriglie, ha inventato un complesso di persone, un gruppo di persone, che è andato avanti per quanto? 5-10 anni? Cinque anni, la durata dell'amministrazione dell'epoca, perché poi la fondazione dura la stessa durata dell'amministrazione che elegge la fondazione. Abbiamo lasciato delle tracce. Ci fa piacere, noi operiamo anche senza essere assessori per il bene del paese, ma soprattutto per il bene del carnevale, perché non c'è palmese che non ha nel DNA la passione e l'amore per il carnevale, quindi siamo contenti quando c'è festa delle quadriglie qui a Palma Campania. Dottore è qua non in servizio come cardiologo, ma semplicemente come un palmese che ha militato anche nelle quadriglie, o no? Io ho partecipato quando ero più piccolo, ai 18 anni, quando avevo 18 anni l'ultima volta. Poi si è stancato? No, è un po' gli impegni all'università, no? Poi un po' mi sono stancato, non è che mi sono stancato. Sono ha preferito altri strumenti. Ecco, la signorina invece è la prima volta che viene a parlare. Sì, è la prima volta. Quindi si è innamorato di questa manifestazione oppure così la sta guardando distrattamente? No, è tutto bellissimo, dei vestiti magnifici ed è un'iniziativa veramente fantastica, quindi ci ritornerò sicuramente. Non è che lei ci ritornerà. Lei sì. No, ma lei si stabilirà proprio qua, anche perché la signorina è la futura sposa. Oh, beh. Da che ero piccolo. Pure voi partecipate? No, prima sì, quando ero più piccolo, sì. Vi vestivate pure? Facevo i 12 mesi con i cavalli. I 12 mesi? Sì, con i cavalli, chi faceva gennaio, febbraio. Perché poi c'è stato un po' di sapore, no? Poi, no, un laccio d'amore. Un laccio d'amore, sì. Poi c'è stata la quadriglia. Poi c'è stata la quadriglia. Con sposalizio. Sposalizio. A morte carnevale. Gli sposa, a morte carnevale. Voi vi vestivate da femmina o da uomo? Io? Ma molte volte mi sono vestito sempre da donna. Da donna? Perché prima i vestiti non c'erano. E poi mi dicevo che dovevo muovere di più col culo. Tutta una da storia, però la storia è sempre lo stesso. Il dottore Rovino, oltre a un appassionato di calcio, un amante del carnevale, un frequentatore del carnevale, partecipante del carnevale. Da sempre, l'inizio con la quadriglia degli studenti quando facevamo il liceo e poi man mano vari passaggi, gaudenti e poi i ragazzi, i figli, gli amici hanno fatto questa quadriglia e mi sono aggregato a loro. La passione è sempre la stessa. Diversi passaggi? Diversi passaggi, certo. Quindi hai cambiato diverse squadre? L'evoluzione della specie. Ancora toro seduto, sempre toro seduto. Questo con le ali è aquila della notte. Attenzione però, qualche volta alzati pure. Da quanti anni stai seduto? Da tantissimo. Stai dietro di me.
Iovino. Abbiamo fatto al papà di Iovino. È tutta una storia. Codice da po', adesso è tutta una storia. Quasi va avanti di doppi whisky, birre e tutto. Necessario che non manca il carburante. No, il carburante c'è sempre. Non ve lo fate mai mancare. No, mai, mai, mai. Lei da dove? Da dove viene lei? Da Ucraina. Sì. Cosa trova di bello o di meglio a Palma? Una città tranquilla. E di questo carnevale che cosa le è piaciuto? Tutto. Tutto? Tutto? Sì. Costumi, musica? Musica, canzoni, tutto. Dunque, dicevamo... visto come si è combinato, lei ha mangiato molto? No, veramente ho mangiato poco, ho dato a mangiare il cavallo. Forse... Ha mangiato più il cavallo? Sì, che io. Perché lui è più importante per il carnevale? Sì. Lei non c'entra col carnevale? No, vabbè, io partecipo, ma lui è il più importante. Più importante, meglio che mangia lui, che... ma non ci credo. Perché? Che cosa mangiavano per i miei cavalli? Biava, ciuscella. Ciuscella, benissimo. Fine. Fine. Ma oggi si è cambiato tutto, mica si mangiano da voi di ciuscello o cavallo? No, ci sono ancora le ciuscelle, sta aprendo. Ma lui preferisce una lasagna, non vermicella a voi? No, è meglio una lasagna che una bella ciuscella. L'ha detto il cavallo, sì, sì. Complimenti, vai. Sì. C'è tutto un castello qua. Dove mi trovo io? A Osworth. Sì? Così lontano. È bello. Arrivederci, buon carnevale a tutti. Ciao, pure a te. Oh, maestro. Non sono il maestro, sono il preside, il maestro è dietro. Il maestro è dietro? È dietro. Cioè, comandi per dietro tu? No, io sono il preside, sono la figura principale, ma il maestro lo troviamo dietro, prima della banda. Ah, dietro la banda? Io pensavo che ce l'avessi dietro il maestro perché comandavi con le spalle. No, no, io sono un semplice rappresentante della quadriglia degli Scunnizia d'Allegria. Ah, come mai ti è cresciuto questa banda? Non lo sappiamo. È troppo lavoro. È il trucco del carnevale palmese. È il troppo lavoro. È troppo lavoro. Ciao. Signora, lei che sta ballando? Che sta ballando? Lo scugnizzo. Sto scugnizzo. Il twist? Lo scugnizzo. Ah, lo scugnizzo. Ma sta ballando in un modo ciondolante. Sì, ogni tanto ci vuole, fa freddo. Grazie. Come mai? Si sta riscaldando pure. Sì, fa freddo. C'ha freddo? Sì. Purtroppo mi sembra che il tempo non è buono. No, o le piove. Lei è una scugnizza o no? Sì. O è stata una scugnizza? No. sulla... Si trova per combinazione. Sì. Questa è la prima volta. Balliamo. C'è sempre una prima volta. Sì. Mamma mia. Che fatica, Non ce la faccio più, grande prof. Come mai? Troppo... Stai pedalando. L'età avanza. L'età. Ma guarda che l'età la sentono i giovani. Che non sanno se diventano vecchi. E io sono giovane. Sei giovane, un giovane vecchio. Vecchio. O un vecchio giovane. Tutte e due cose. Vabbè, allora tiriamo avanti, va. Una bella pedalata. Ce l'hai la bicicletta? Sempre. E pedala, va. Grazie. Vogliamo stare più sulla luce?
ci può andare tranquillo, perché per 10 giorni ospiti sono gratissimi. No. Si sta ospitando giù e le camere sono state. Quindi 10 giorni, se poi prolunga la democratessa. È logico, sì, sì. Questa è Scugnizia allora. Sì, è la guadagna del Comitato Scugnizia e Allegria. Quindi tu sei un maestro che sta. Maestro di piatti. No, è il mio maestro di piatti, purtroppo voglio dire. L'età vuole, come? Mio figlio comanda la quadriglia. Allora, mi sono riproposto di nuovo dopo 4-5 anni di sosta. Quindi chi ci sa guardare sa che in un certo momento noi passiamo, è una corsa alla staffetta. Bisogna avere i ricicli, i giovani, è logico, è normale. Fortunatamente questi giovani stanno proseguendo la nostra. Sono pieni di entusiasmo, sì. Sono contaminati e sono giovani che le piace. Le piace, sì, veramente. Le abbiamo portate appresso, abbiamo cresciuto, un po' come quei bambini che si attaccavano alla gonna della mamma. Sì, adesso sì, purtroppo. Abbiamo trasmesso qualcosa. Le gonne sono diventate corte, i bambini non dovevano attaccarsi più. Va bene, complimenti. Grazie, professore. Salve, buonasera. Ha detto papà che tu l'hai seguito per un sacco di tempo, poi sì. Ti sei stancata, ha detto papà, mettiti a riposo, dammi la bacchetta. È vero. Era un giocatore di piatti. Sì, sì, per molto tempo, quasi 30 anni. 30 anni, sì, quanti piatti ha rotto a casa? Parecchi. Quindi provava a casa con i piatti a tavola. Sì, è vero. Come ti trovi come maestro? Tutto bene, un po' emozionato, però questo poi passa. Per il resto tutto bene. Tutto sta a rompere il ghiaccio. Sì, quello è, sì. Quindi adesso andiamo sul palco, sì, e quindi concludiamo questa serata di appoggio. Sì, sì. E di approccio, di assaggio. Poi andiamo martedì. Martedì col canzoniere. Sì. Fuochi d'artificio. È vero. Va bene, auguri per martedì. Grazie mille. Buona serata. Il maestro qua pure spernacchiava bene, sì. Suonava bene, mi è uscito così. Comunque, fatemi sentire. Questo è lo Scugnizzo, guarda che è Scugnizzo. Questa è la banda piccola che avremo modo di ammirare, di ascoltare durante il canzoniere. Lei è un rangascista. Sì. Salve a tutti. Da quanto tempo sono stato in cascia? All'età di la gran cassa, questa è la seconda volta, però percussione e batteria da quando avevo 5 anni. Percussione e batteria? Sì. E il maestro invece suona piatti? Sono i piatti quest'anno, che io sono sassofonista e sono di Palma Campania. Di Palma che suona i piatti? Una mano alla piccola banda e ci siamo delittati nella piccola banda. Non ha trovato difficoltà? No, nessuna difficoltà. Quindi il musicista ha la quadriglia nel cuore, ecco. Tutti gli strumenti fanno musica. Benissimo. Lei conosce le note musicali? Sì. Ha suonato a qualche parte? Forse al campanello di casa? No, con il sassofono o con i piatti? Col sax ho girato, anche con le bande. Benissimo. Maestro qua è rullante. Sì, rullante. Sempre un'emozione ogni anno suonare a Palma, il carnevale più antico della Campania. Quante note conosci? Le note musicali, oltre alle note della spesa, quale note conosci? Vabbè, siamo stati. Si dice sempre che la musica, o il maestro o il musicante, è come il politico, meno capisce e più comanda. Aggio, favaggio, fattura, caro un guaglio. Non siamo fatti la vedere. Chi l'ha combinato così brutto? Ci sono nato. Ah, quindi non ha fatto sforzo? No, con un occhio solo, per santo portiamo fortuna alle persone. Tieni di me, lei porta fortuna? Sì. Ho capito, mi dà dei numeri. Questo è un omaggio per un po' di fortuna, anche a lei. Prego. Omaggio? Sì, glielo offro io, non ti preoccupare. Quindi porta fortuna lei? Sì.
per me spero di portare per tutti. Io purtroppo con i quaderni qua in mano e il microfono potrei farmi qualche gesto così. Non mi preoccupare. Non faccio nessun gesto. Posso anche chiederti aiuto, collaborazione, no? Senza. Vabbè, faccio semplicemente così col pensiero, una grattatina. Vabbè. Abbiamo puntato e pensiamo di aver disputato una bella gara, una bella partita, quella che è il nostro carnevale. Abbiamo puntato su quelli che sono i punti di forza della nostra tradizione, è una tradizione al naturale. Bisogna puntare sui suoi punti che essenzialmente hanno colpito, colpiscono e sono sulla spettacolarità del maestro, sull'entusiasmo dei partecipanti che deve essere contagioso come lo è, sulla nostra allegria che deve essere trascinante, sulle musiche che devono essere orecchiabili. Ebbene, questi sono i punti di forza della nostra quadriglia e del nostro carnevale. Godono tutti, sono tutti contenti, giovani, anziani, anzi si dice che vive due volte chi può trarre godimento dal passato. Noi il passato l'abbiamo fatto vivere insieme agli altri, un lavoro più entusiasmante che faticoso, ma la fatica non conta niente, siamo semplicemente orgogliosi della nostra quadriglia, del nostro carnevale, abbiamo messo in evidenza e soprattutto lo hanno notato i forestieri, la fantasia, la laboriosità, le abilità e tutto il lavoro di una popolazione direttamente impegnata nell'artigianato, confezione dei costumi, maschere, allestimento dei carri, costruzione, piccoli strumenti e grandi strumenti, quelli tipici, quale putipù, ceravaias, tamburelle, tricaballac, strumenti, questi che hanno reso caratteristica la quadriglia e noto il nostro carnevale. Lo proponiamo ancora e vi invitiamo a martedì, dove si leggerà il Vangelo delle quadriglie, dove col canzoniere e il maestro è uno spettacolo nello spettacolo. Vi aspettiamo. Come dice? Come dice? Un amore così grande, un amore così, tanto caldo dentro al cuore, non lo so, la vita finirà. La notte si è cadente dall'amore. È quell'altra che sono fa. Molto emozionato. No, no, lei va. Quando vedo questa telecamera mi scordo tutte le parole del cazzo. Vabbè, è cosa che capita, è capitato a Sanremo. Facciamo un po' di Albano. Vai, facciamo quelle che vuoi. Quando il sole.